Quella si stacca, quella si ferma. Sì. Appoggio. All'inizio sono nel programma manuale, quindi semplicemente start. Fai conto alla rovescia dei 5 secondi. Il modo corretto per partire è mettere i piedi sulle sponde, far partire il nastro e poi camminarci sopra. Nel display vedo la velocità, il programma, in questa display qua, o l'inclinazione, il tempo, la distanza e le calorie. Per aumentare la velocità ho sostanzialmente i tasti sulla destra, più e meno questi, più e meno questi, o questi che sono tasti con velocità preimpostate. A sulla 4, sinistra, 8, 12, ok. Esatto, sulla sinistra stessa cosa, più e meno, inclinazione per fare la salita, più e meno, o questo qua, voglio andare a 5 dipendenza, o premo 1, 2, 3, 4, 5, se premo il 5, lui va in automatico là. Ok. Per fermarlo, o stop, o tolgo la chiavetta. Stop, okay. Rallenta un po' più piano, se tolgo la chiavetta rallenta in modo più deciso. Okay. No, ma non di colpo. Ah, ok, ok. Se ferma di colpo, stai correndo, ti schianti contro l'armadio. E quindi per fermarlo, la chiavetta, tac, si stacca. Ok. Questo è l'uso manuale. Se voglio i programmi, prima di partire col tasto program, premo. Programma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, 7. Mi fa vedere quelli là. Mi mostra i percorsi. Qua lampeggia il tempo, che sono 30 minuti di impostazione, ma con i tasti più e meno, questi o questi qua, io me lo posso modificare, allungare o accorciare. Do lo start e mi fa fare, in questo caso, programma numero 8, che dura 35 minuti. Ma tu volendo puoi fare a 40 anche. Ah, sì, sì. Ok, sì. Perfetto, ho capito. Io metto 40, 45, 48, 50, quello che sia, metto il tempo, do lo start e mi fai conto alla rovescia. Parto da qua, quando arriva i 40 minuti arrivo qua e lui si ferma. Una domanda. Certo. Quello più alto punto, quadratini là, cosa vuol dire? L'altezza del tappeto o la velocità? Allora, se alcuni ti regola sia la velocità che la pendenza, il punto che te la fai più fatica. Ok. Che può essere o perché tanta pendenza o tanta velocità o tanto di uno o tanto dell'altra. Questi grafici qua sono un po' indicativi del percorso, della difficoltà. Dopo li capisci in tempo, ok. L'ideale è sempre usarlo perché adesso... Ma qua quanto vuol dire? 10, 12, 15, 18, 20, pendenza 1, cioè non lo sai, conviene sempre. Non sai se è la pendenza o è la velocità. Esatto, tante volte regolano comunque, i grafici qua sono della velocità, però è sempre da provare. Ok. Quindi i programmi, quelli già impostati, 11, 12, che sono questi qua, quindi 15, ok. Dopo di questi, 16 addirittura, perché sì. Il primo programma è quello manuale. Ok. Quindi... Il programma 0, 1 è quello manuale, poi 1, 2, 3, 4, 5 fino al 16. Mm-hmm. Quelli con la U sono quelli che mi posso disegnare io, quelli personalizzati. Imposto sempre il tempo, voglio fare 38, lo metto 38 minuti. Una delle poche volte premo il tasto mode. Premo, vede che lampeggia la prima casella? Sì. Io qua mi posso regolare, voglio partire a okay. 2 all'ora e dipendenza 1. Mod, seconda colonna, qua voglio andare a 4 di velocità e a 3 di pendenza. Mod. Quindi io mi disegno la tua grafica come lo vuoi fare. Esatto, uh-huh. Come voglio farlo. Se do lo start, mi fa fare il mio programma. Questi qua, vedi che è quello che abbiamo appena impostato. Quindi questi qua, se anche stacco la spina, restano registrati. Adesso questo qua, stacchiamo, resta registrato. Però lo posso modificare quante volte voglio. Okay. Adesso qua ho messo troppo difficile, me lo modifico, me lo abbasso. Ok? Stop, prima una volta. Programmi, allora abbiamo visto, fino al 16. Sì. Sono questi qua esterni. 16, poi 1, 2 e 3. Programmi che mi le scelgo io. Bravissimo. E poi ci sono quelli che funzionano con il battito del cuore. L'H1, l'H2 e l'H3. Il primo è per perdere peso, il secondo per il benessere e la terza per migliorare le prestazioni. Stesso discorso, partiamo sempre dal tempo. Voglio fare oggi 27, perché oggi ho meno tempo. Metto 27 minuti. Premo sempre il tasto mode. Mode come l'invio nel computer. Premo. Gli devo impostare l'età. Persona di... 45. Il tappeto in sto caso ti porta il ritmo del cuore sulla soglia, in questo caso abbiamo scelto il 3, quello per migliorare le prestazioni, dove una persona di 45 anni va a migliorare le prestazioni.
Se premo di nuovo il tasto mod, mi mostra il battito 140, quindi il tappeto in questo caso ti porta 140 battiti. Premendo che lampeggia, se voglio prima di partire comunque me lo posso modificare. Ok. Io a 140, però oggi mi sento un po' più in forza, metto 143, che ne so. E allora, sti programmi qua, il tappeto deve sapere il battito del cuore, quindi o tengo le mani appoggiate nei sensori questi, o la fascia cardio. Quella va messa sul torace, manda impulsi radio, quindi non serve né cavi né fili né niente, e trasmette. Se all'inizio sono a 70 battiti, devo stare a 140 come indicato qua, è il tappeto che da solo o aumenta la velocità o aumenta la pendenza, ma la fate fare sempre un po' più fatica finché ti porta il ritmo del cuore a 140. Quando che arrivi là si assesta, se poi ti stanchi che il ritmo del cuore sale, di solito ha una tolleranza di 6 battiti, se sei troppo sopra è lui che decelera, quindi se sei sotto aumenta, se sei sopra decelera, in modo da tenerti sempre nella fascia, in questo caso che va messo per migliorare le prestazioni, ricordandosi che il 2 è per la zona benessere, l'1 è per guardare peso. Ok. Ok, scelgo, start, lui mi fa il programma, quindi mani qua, proprio comoda la fascia. Sì, perché non puoi correre con le mani là o fare insomma... Allora, il programma quello per consumo grassi è tra una camminata veloce, una corsa proprio leggera, ci puoi anche stare, qua se devi essere 140 battiti devi correre, no, cioè dopo okay, 5 minuti consigliata la fascia. Qua, prendi le braccia, metterle nel cassetto e lasciare. Discorso di che devi mettere... Ok, ti lascio. Cosa è il calcolo della massa grassa, che sarebbe... Ho visto i 16 programmi, i 3 personalizzati, i 3 HRC e poi c'è questo, quindi sempre in sequenza. Serve per misurare semplicemente la percentuale di massa grassa, quindi anche uno vede se fa miglioramenti a prescindere dal peso. Funziona sempre nel stesso sistema. Premo il tasto MOD per confermarlo. La funzione 1, che comunque poi è scritto sulle istruzioni, metti il sesso. 1 è uomo e 2 è donna. MOD. La seconda funzione che parte a 25 è l'età. Quindi imposto l'età. Adesso mettiamo a caso. Okay. La terza che parte da 170 è l'altezza, 170 cm, quindi 1 m 76, metti 1 m 76. Magari. Quella dopo che parte da 70 è il peso, 72, che ne so, 72. Aumenta. Premo il tasto, tengo le mani appoggiate qua per qualche secondo e lui mi dà la mia percentuale massa grassa, quindi anche vedo a prescindere dal peso se oggi ho 26% e fra un mese ne ho 25, 24, so se sto aumentando la percentuale di massa grassa, perché a volte inizio a fare l'attività, elimino grasso, rassodo il muscolo a parità di volume pesa 3 volte il grasso, torno sulla bilancia, peso sempre uguale, se non anche di più. La gente, cavolo, anziché calare sto aumentando, qua invece ti dice, tu percentuale di grasso è 25, poi vedi se sei a 24, piuttosto che 25,5, 26, conto in modo più preciso. Per il discorso di lubrificare il piano, una volta al mese alzo il nastro e butto sotto un po' di lubrificante. Non devo arrivare fino al centro, no, un po' qua, un po' là. Il nastro girando si spalma. Adesso in situazione c'è la boccetta qua. Sì. No? Poi ci sono gli spray, sono più comodi. Ti dato... Sì, infatti ci ha regalato un... Alzo, spruzzo, una volta al mese. Basta, okay. Dopo correndo, non devo farlo girare una volta e basta. Lo spruzza oggi e usa domani il tappeto. Quando... Sì. Va bene lo stesso, insomma. Va bene. Basta. Usare okay. Le scarpe. Mi fai vedere il motore? È troppo difficile farmi vedere come fare pulizia al motore una volta, due volte all'anno? Ah, basta. Una vite qua. Queste viti qua, cacciavite. Ok. Una, due, tre, quattro, cinque. Questo si alza. Si apre e basta. Ok, va bene. Poi metti giù, chiudi. Cose da smontare, da cosa c'è? Ah, questi qua per appoggiare il telefono, il tablet. Quello picco per il telefono, quello per il tablet. Esatto. Adesso portate il nastro, la chiavetta deve ancora arrivare, vediamo quando arriverà la chiavetta, va messa qua. E dopo ci dici i programmi che dobbiamo... KinoMap, al momento mi sembra che va con KinoMap e iConsole. KinoMap con la K, KinoMap. E ii-console, scarico nel telefono, quando metto la chiavetta attivo il bluetooth, comando tutto il tappeto del telefono. Okay. E dopo mi guardo i video, i percorsi, perché guardo addirittura tu hai console, mi crea i percorsi con KinoMap, ho già i video,
alcuni sono a pagamento, alcuni sono liberi da portare. Voi decide, sì. Noi sì. Le app non dipendono dal tappeto da Torx e Fape, e appunto da alcuni percorsi liberi, alcuni a pagamento, poi uno sceglie se vedere uno o l'altro. Ok, boh, fatto.